Allo stand di Altrimenti Viaggi mi trovo con Andrea e Davide. Parto con Davide, parlami un po' della filosofia di questa agenzia di viaggi. Noi ci siamo trovati subito, diciamo, in linea con Altrimenti Viaggi e abbiamo iniziato dei nuovi progetti sotto il nome di Travel for Fans, organizzati dalla rivista Il Blues e dall'associazione Ruzzui, appunto con il tour operator Altrimenti Viaggi, per il 2015, dei viaggi che sono sia in moto che in auto, ma legati alla musica. Quindi abbiamo degli itinerari, come si può vedere dal roll up, assieme al dottor Feelgood di Virgin Radio, a scoprire tutta la musica americana. Abbiamo dei viaggi più dedicati al blues nel sud degli Stati Uniti, dei viaggi soul, dei viaggi jazz tra Chicago e New Orleans, numerosi progetti che portiamo avanti. Benissimo, Andrea, altri progetti? Innanzitutto, Altrimenti on the road è riconosciuta in Italia come agenzia di riferimento per i bikers. Noi siamo bikers, viviamo l'esperienza, abbiniamo una profonda conoscenza del territorio americano, siamo membri dell'associazione Visit USA. Tutto quanto riguarda gli Stati Uniti e i bikers vanno a nozze con Altrimenti on the road. Siamo minuziosi nel preparare gli itinerari, li proviamo noi stessi in prima battuta. Ci guida la passione, sappiamo cosa si aspetta un biker in vacanza negli Stati Uniti, sappiamo abbinare il piacere di guidare un bicilindrico, sappiamo dare indicazioni per dove ottenere il meglio dal proprio viaggio, quindi parchi nazionali, il locale particolare, il customizzatore, insomma la nostra passione la condividiamo con i nostri clienti che sono i bikers. E siccome c'erano molti curiosi, avete portato avanti anche un progetto, un reality che va in onda su Sky di Tattoo on the Road, con tanti itinerari che mi stavi nominando adesso, quindi parchi nazionali, eccetera. Beh, io non so davvero che dire, voglio partire adesso. Partiamo. Dove possiamo andare? Vista la stagionalità, credo che un itinerario che può andare bene in questo periodo sia proprio legato a quanto prima esponeva Davide, cioè il Deep South, quella zona degli Stati Uniti dove è nata la musica. Non un tipo particolare di musica, ma tutta la musica nasce da lì. È il periodo della raccolta del cotone nel Mississippi e nel sud in particolare, quindi un bellissimo itinerario che potrebbe partire da Atlanta così come da New Orleans alla scoperta di luoghi epici, mitici, per la musica, per la storia degli Stati Uniti, quindi i diritti civili e la schiavitù che fanno parte di questa nazione, fino ad arrivare a delle strade panoramiche incredibili. C'è la miglior strada panoramica degli Stati Uniti in questa zona, che è la Blue Ridge Parkway. Emozioni a 360 gradi per chi vuole condividere con noi questa destinazione, questo viaggio. Itinerari paesaggistici, culturali. Ma Davide, come facciamo a trovarvi? Come vi contattiamo? Ma sicuramente ci trovate su Facebook o al sito di Altrimenti Viaggio in Moto, oppure il sito Travel for Fans, che appunto è la parte dedicata esclusivamente alla passione della musica, e potete trovarci direttamente qua a Lakewa, ovunque, siamo quasi presenti in tutte le fiere, quindi basta avere la stessa passione che abbiamo noi per le moto e per la musica e noi siamo presenti. Benissimo ragazzi, vi chiedo un saluto agli ospiti a casa, agli amici a casa, scusate, e beh, divertiamoci qua a Lakewa. Assolutamente, ciao a tutti da Altrimenti Viaggio e Travel for Fans, yeah! Okay.